Agenzia del Turismo tira le prime somme. Si è tenuto ieri mattina presso la sala della Giunta del Consiglio Comunale di Manfroni alla conferenza stampa indetta dall'Agenzia del Turismo per rendere noti i relativi dati alle attività che verranno svolte nel 2014, in particolar modo per rendere pubblico l'impegno investito in questo primo anno in cui l'Agenzia è entrata a pieno nell'organizzazione di eventi e di attività per il rilancio turistico di Manfredonia. Devo dire che c'è stata una forte attenzione da parte degli operatori. Ovviamente il portale va ancora definito, però ci sono tutti gli ingredienti affinché possa diventare un vero portale di promozione. Presentati inoltre due decaloghi dell'accoglienza che saranno distribuiti a gennaio, uno per le scuole con l'obiettivo di educare lo scolaro ed accogliere il turista e l'altro per i cittadini e tutti gli operatori, per poi vedere la candidatura di Manfredonia al 2015 a capitale dell'accoglienza del Gargano. Tra le novità annunciate, quella del Carnevale 2014, che vedrà il tema unico quale motivo per il più per rappresentare in maniera goliardica la città, variazione di percorsi e il rispetto di un codice etico a cui tutti dovranno sottoscrivere se si vorrà partecipare. Abbiamo le novità del Carnevale che comunque stiamo già lavorando, abbiamo tutta una serie di novità che coinvolge sia il percorso che comprende anche quelle che sono le novità, diciamo, per la sfilata, quindi per gli operatori, ma una cosa più importante, diciamo, che al momento è aver definito per l'8 marzo, che è la festa delle donne, una serata, quindi la notte colorata, che diventerà Puglia colorata.